Ciao, benvenuta nel mio canale. Questo video è dedicato proprio al nuovo cliente che si approccia per la prima volta a questo fantastico mondo delle erbe tintorie. Sono Maria Rachele e mi occupo della colorazione sui capelli mediante fitocomplessi, quindi pastelle vegetali fatti di rizomi, erbe, foglie, cortecce, gusci di tutte le piante che possono dare delle colorazioni sui nostri capelli. E lo faccio da ben 24 anni, pensa un po'. Ultimamente il mercato si è stravolto, sono arrivati fitocomplessi polverizzati incredibili che danno un sacco di sfumature nuove. In confronto anche solo a 15 anni fa, quello che è il lavoro del parrucchiere erboreo si è di molto facilitato proprio per questa enorme capacità di referenze e di combinare quelli che sono i colori. Lo premetto proprio per spiegare bene come funziona questo mondo. Se non hai mai fatto un'erba tintoria sopra i tuoi capelli o qualsiasi impacco vegetale, è importantissimo considerare anche la sicurezza sul lavoro, ovvero un patch test, un test allergico. Sebbene le erbe che utilizzo hanno un PIF, quindi un Product Information File, dove mediante un challenge test vengono sterilizzate le erbe, microfiltrate, rese sicure a livello proprio di applicazione sulla pelle e ci sia anche quella che è la certificazione di contenuto nickel e cobalto, una parte inferiore a un milione, è necessario, secondo il mio parere professionale, eseguire un patch test di sicurezza per le reazioni eventuali allergiche. Non è che perché è naturale, biologico, è sicuro o facile da utilizzare, tutt'altro, ci sono delle dinamiche incredibilmente, profondamente diverse da quelle del parrucchiere normale e questo è importantissimo da considerare subito. Perché? Leggi tutti i miei articoli sul mio blog, guarda tutti i miei video che te lo spiego profondamente, se no questo video verrebbe lungo 6 ore, ma è importantissimo già capire che molte dinamiche di colorazione sono diverse. I passaggi non, a volte non basta uno, non ne bastano due, ma magari ce ne vogliono tre per arrivare a un determinato obiettivo. Quindi è necessario per me riuscire a capire quello che è la tolleranza della tua pelle, quanto essa riesce a rimanere in posa senza arrossarsi e magari vedere se hai una sensibilità esagerata verso il cobalto e il nickel. Questo ce lo può dare solo un piccolo test allergico. Non voglio allarmare né spaventare nessuno, in 25 anni di carriera mi è capitato solo 2 volte di avere una persona che di avere 2 persone che hanno avuto delle reazioni allergiche e quello potrebbe succedere, però farlo da un braccio è molto più comodo e circoscritto che averlo sulla testa con magari eventuali problemi di gonfiore. È ovvio che tutti i prodotti che danno allergia erborea non sono reazioni allergiche così forti come quelle chimiche, ma magari sono delle irritazioni che poi diventeranno, se si persevera, delle reazioni vere e proprie. Quindi con tranquillità si va a capire qual è l'obiettivo da intraprendere, perché non si butta mai la spugna. Bisogna capire qual è la giusta strada per arrivare a una colorazione di una cliente, quindi non demoralizziamoci se abbiamo un'ipersensibilità a questi prodotti naturali. Si può cercare di utilizzare altre piante oppure fitocomplessi che non contengono ad esempio acido ossilico, che è un irritante e che non diano delle reazioni magari di dermatite irritativa, ben diversa da quella che può essere una dermatite allergica. Quindi facciamo sempre un test e questo è per me fondamentale, ma è molto fondamentale, è basilare, è importantissimo per me che sono una colorista, nasco come tecnica cosmetologa, andare a capire qual è il tuo pigmento contribuente, quindi il colore che hai in testa, qual è il tuo obiettivo colore e spiegarti bene che cosa posso o non posso fare. Pensa che brutto se vieni nel mio salone per la prima volta, ti siedi contenta, carichissima di aspettative per il colore arboreo che ti vorresti fare e io ti dico: guarda che però questo colore non è ottenibile. Sarebbe brutto, perderesti tempo tu, perderei tempo io. Quindi è importantissimo riuscire a fare anche una consulenza per lo studio colore del tuo caso specifico, perché penso un po' le piante nel tuo caso reagiscono in maniera completamente diversa a quello del tuo clone o della tua sorella gemella, perché ogni testa ha un calore particolare, ha un pH particolare, ha delle quantità di capelli bianchi che sono tutte diverse nel modo di recepire quelle che sono le erbe tintorie. Quindi affidati a mani esperte e ti raccomando, prima di prendere un appuntamento, vieni a fare una consulenza e pensa un po', la facciamo gratuitamente. Quindi grazie per avermi seguito e aver guardato questi 4 minuti di audio. A presto, la tua Maria Rachele.